Le guerre dei cattolici. Mauro Forno insegna storia del giornalismo e della comunicazione politica e storia dei media e del giornalismo all'Università di Torino. Ha dedicato molte sue ricerche alla storia del fascismo, del movimento cattolico e del giornalismo dell'Ottocento e del Novecento. Tra le sue recenti pubblicazioni ricordiamo 1945, l'Italia tra fascismo e democrazia, a duello con la politica, tra Africa e Occidente. È stato nominato da pochi mesi presidente dell'ISDRAT, che è l'Istituto di Storia della Resistenza. Signori, Mauro Forno. Grazie, grazie, devo dire, un piacere essere qui, ringrazio Roberta, gli organizzatori, Donatella, Alberto. Mi sono preso come sempre qualche appunto, almeno all'inizio non lo facevo, ma ultimamente lo faccio perché tendo così a contenermi un po' di più rispetto a quello che erano i miei standard di qualche anno fa. Il tema che mi è stato chiesto di affrontare, devo dire, un po' mi preoccupa, perché le guerre dei cattolici, in realtà forse sarebbe giusto dire la guerra dei cattolici, visto che di fatto il focus prescelto è quello che poi sovraintende un po' tutto il nostro festival, e che è quello che riguarda la guerra di Spagna. Quest'anno cadono gli 80 anni, sapete, dallo scoppio di quella guerra. Ma anche questa, diciamo, delimitazione non è che mi tranquillizzasse un granché. Perché? Perché almeno per due ragioni. La prima, che un tema di questo tipo implica la conoscenza di ciò che la dottrina cattolica dice, stabilisce, afferma e dispone in merito alla guerra e alle guerre. E il secondo, che la guerra di Spagna fu un conflitto complesso, sia per la natura, una guerra civile, non una guerra normale, sia per il suo rilievo geopolitico, sia per le implicazioni ideali, ideologiche, culturali, politiche, religiose e sociali che sollevò. Senza contare che la guerra civile spagnola, che all'epoca dei fatti fu causa di enormi preoccupazioni a livello continentale, dopo la sua fine fu messa sostanzialmente nel dimenticatoio, un po' perché poi esplose la Seconda Guerra Mondiale, questa immane tragedia, un po' perché quella tragedia segnò non la fine di una dittatura militare che proprio da questa guerra sarebbe nata. Io non so quanti di voi conoscano realmente fino in fondo approfonditamente le vicende della guerra di Spagna, credo tutto sommato pochi, forse qualche docente, credo ce ne siano, però gli studenti ad esempio delle superiori non la fanno bene la guerra di Spagna, anche all'università si fa poco, sono pochi anche gli esperti accademici di quel conflitto. Eppure quella guerra sollevò all'epoca un interesse straordinario, tanto da essere identificata da un fronte come una delle maggiori carneficine della storia, soprattutto per la Chiesa, e dall'altro fronte come l'emblema stesso della lotta tra fascismo e democrazia, tra libertà e tirannide, tra società gerarchica e una società più giusta. Dicotomie, naturalmente, che sono in grado di dirci solo qualcosa, sono in grado di spiegarci solo una parte della realtà. Noi naturalmente non siamo qui per stabilire dove stesse il bene e dove stesse il male, ma solo per cercare di capire un po' di più, un po' più in profondità quel conflitto. Io non sono qui certo per farvi chissà quale predica o discorso sulla metodologia della ricerca storica e sul ruolo degli storici nella società. Voi sapete che lo storico è influenzato dalle sue idee, dalla sua cultura, dalle sue ideologie, le sue idee politiche. E queste idee lo condizionano nelle domande che lui tende a porre alla storia, ma nelle risposte a queste domande dovrebbero, almeno queste sue risposte, fondarsi quanto più possibile su fonti certe e attendibili. Oggi, per fortuna, abbiamo a disposizione una serie di fonti attendibili riguardo a quella guerra. Abbiamo delle ricerche serie, abbiamo soprattutto l'apertura alla consultazione degli archivi vaticani. L'archivio segreto vaticano è stato aperto nel 2006 anche per quanto riguarda il pontificato di Pio XI, che va, come sapete, fino al 39. Quindi le carte diplomatiche relative a quel conflitto noi le possiamo vedere e le possiamo leggere. Quali domande dovremmo porre alla storia?
per cercare di sviscerare il problema che oggi affrontiamo. Sono molte le domande, a me ne vengono in mente cinque. Che cosa pensava e che ruolo ebbe la Chiesa e il mondo cattolico in quella guerra? Cosa pensava e che ruolo ebbe la Santa Sede in quella guerra? Che cosa pensavano le due parti che si opponevano in quella guerra, i due fronti? Che cosa pensavano di quel conflitto la Chiesa e l'opinione pubblica cattolica internazionale? E ultima domanda, che cosa pensava di quel conflitto la Chiesa e l'opinione cattolica pubblica cattolica italiana e magari anche astigiana, visto che mi piacerebbe fare un piccolo approfondimento proprio su questo aspetto. È chiaro che non possiamo rispondere a tutte queste cinque domande. Io ho già delle difficoltà a rispondere in 45 minuti all'ultima domanda, quindi cercherò di concentrarmi soprattutto su questa. Restringiamo un po', se riusciamo, il focus alla nostra realtà. Che cosa la Chiesa italiana, i cattolici italiani e astigiani pensavano di quel conflitto? Guardate bene che anche questa è una domanda molto complessa, molto complicata, non fosse altro per il fatto che ad influenzare l'opinione pubblica dell'epoca non erano solo le intime convinzioni di ognuno di noi, ma era anche l'operare di un sistema politico e informativo, quello fascista naturalmente, totalmente asservito alle esigenze dei vertici politici. Se gli organizzatori mi avessero detto di parlare del titolo di quest'anno di Passepartout, il consenso, la menzogna e la guerra, io sarei andato a nozze, perché è un tema di cui mi occupo da circa 20 anni nelle mie ricerche. Ma devo dire che anche il tema che mi è stato affidato, le guerre dei cattolici, secondo me ha molto a che vedere con questi temi. L'Italia del 1936, che Italia era? Era sostanzialmente uno Stato dittatoriale in cui i margini di libertà erano stati forzatamente compressi e in cui tutti i canali di informazione erano controllati. L'orientamento dell'opinione pubblica era pianificato dal centro, il dissenso non era ammesso. Ora capite bene che all'interno di un contesto di questo tipo anche i meccanismi di percezione della realtà risultano totalmente alterati. Spesso mi viene chiesto dagli studenti, ma durante il fascismo gli italiani, i lettori dei giornali, credevano a tutto quello che c'era scritto sui giornali? Credevano che tutto andasse bene, che i treni arrivassero in orario, che Mussolini non invecchiasse, perché anche questo era scritto, che lavorasse 18 ore al giorno, che l'economia galoppasse, che l'Italia contasse realmente nel mondo? Le ricerche più recenti ci dicono di no, non tutti ci credevano. Ma quando si vive sotto un regime totalitario, anche le coscienze più critiche faticano a percepire non tanto il fatto che possano esistere delle mistificazioni, quanto piuttosto fino a che punto queste mistificazioni si possano spingere. Io posso anche immaginare che una notizia, un'informazione non sia totalmente vera, ma se poi non ho altri canali di informazioni, come posso sapere qual è la verità o quella che... Sapete che le verità assolute sono difficilmente individuabili, però è chiaro che quando un sistema informativo è monolitico è possibile forse pensare che qualcosa non sia vero, ma è difficile immaginare quale sia la verità. È già difficile in un sistema democratico tutto questo. Lasciamo perdere l'Italia che, come sapete, è collocata dal rapporto di Reporters Sans Frontières al 77° posto per quanto riguarda la libertà di stampa. Non so se tutti lo sanno, quest'anno siamo finiti al 77° posto dietro al Ghana, al Senegal, ad Haiti e ad altri paesi che fino a qualche anno fa consideravamo molto indietro a noi sotto molti punti di vista. Ma anche in altri paesi messi meglio di noi da questo punto di vista, voi capite che non è facile conoscere la realtà delle cose quando molti organi di stampa spingono ad esempio in una direzione. Io non so se Luciano Violante ha accennato a questi temi qualche giorno fa. Se tutti o buona parte o la maggioranza dei giornali sostengono che Saddam Hussein ha le armi chimiche e che è pronto a usarle contro l'Occidente, voi capite che anche la coscienza più critica fatica a capire quale sia la realtà delle cose. Voi immaginatevi di trovarvi in un sistema totalitario in cui tutti i giornali spingono in una certa direzione.
i giornali italiani durante il ventennio erano di fatto scritti sotto dettatura, perché il loro tono, i loro contenuti, il loro spirito erano totalmente pianificati dal centro attraverso una struttura di controllo molto ramificata e molto occidente. Uno degli emblemi di quel modo di operare, lo sapete tutti, io vedo qualche giovane, i giovani in genere non lo sanno, gli altri sì, uno degli emblemi di quel modo di operare erano le veline. Sapete cosa sono le veline? Non naturalmente quelle di Striscia la Notizia, quelle due belle ragazze che portano le notizie a Ficarra e Picone. Le veline erano sostanzialmente degli ordini che venivano impartiti ai giornali, e queste veline erano predisposte dall'ufficio stampa del capo del governo prima, in un secondo tempo poi, quando fu creato il ministero, dal Ministero della Cultura Popolare. Attraverso le veline il Ministero della Cultura Popolare insufflava ai vari giornali tutto ciò che doveva essere, diciamo, pubblicato, il tipo di notizie da pubblicare, come pubblicarle, che corredo fotografico darle, che spazio darle e quant'altro. Spesso erano molto meticolose queste veline. Vi aggiungo un'altra considerazione, poi vado al tema, che è il tema principale di questo incontro. In genere le strutture informative propagandistiche messe in piedi dai regimi totalitari funzionano piuttosto bene quando si trovano ad alimentare il consenso in una situazione, in una condizione di relativa pace, tranquillità e benessere. Meno efficienti, naturalmente, si dimostrano nel limitare il dissenso quando i cittadini si trovano a vivere in una situazione di protratta sofferenza o difficoltà, quale può essere ad esempio quella provocata da una guerra, che tende ad ampliare talvolta a dismisura le distanze tra la realtà effettiva e la realtà propagandata. Ciò perché in questo caso le conseguenze ricadono direttamente sulle popolazioni e sui cittadini. Vi faccio due esempi che ci permettono di avvicinarci sempre di più al tema. La guerra d'Etiopia, la guerra che ci dà l'impero, quella del 35-36. Quella guerra fu sotto molti aspetti, soprattutto dal punto di vista mediatico, una guerra perfetta. Quali sono le guerre perfette? Le guerre perfette sono innanzitutto quelle che si vincono, ovviamente, ma sono anche solitamente le guerre lontane che possono essere raccontate in un certo modo e possono essere anche più facilmente credute. Voi pensate a cose che ci vengono raccontate a volte oggi in relazione alle guerre, ad esempio i bombardamenti chirurgici, bombardamento che colpisce solo esattamente l'obiettivo, no? Questo ci viene raccontato, non è facile capire se poi siano stati tali i bombardamenti, ma questo ci viene raccontato e noi non abbiamo una visione diretta di quel bombardamento, tendenzialmente ci crediamo. L'eroismo, la bontà dei nostri soldati, la crudeltà del nemico, gli altissimi fini per cui viene combattuta. Mussolini lo sapeva bene, che una guerra di quel tipo poteva essere una guerra vincente anche sotto il profilo mediatico, e la prepara benissimo, sia dal punto di vista militare, perché l'Italia va in Etiopia con un grande spiegamento di forze, forse troppe. Gli storici militari ci dicono che se noi siamo arrivati alla seconda guerra mondiale col fiato corto è anche per l'enorme dispendio di mezzi ed energie che abbiamo appunto speso in Etiopia. Cosa fa Mussolini quando arriva in Etiopia? Prepara la guerra sia dal punto di vista militare che dal punto di vista mediatico. Predispone due uffici stampa, uno a Mogadiscio e uno a Asmara, uno tutto politico, uno tutto militare. Che cosa facevano questi uffici stampa? Sostanzialmente avevano varie funzioni, ma una di queste funzioni era quella di coordinare il lavoro dei corrispondenti di guerra. I corrispondenti di guerra sono i giornalisti che i giornali mandano per raccontare le guerre. Allora, cosa succedeva? Come viene organizzato il lavoro? I corrispondenti rispondevano non ai propri giornali, ma ai vertici politici e militari che erano in luogo. Come facevano a raccontare la guerra? Venivano portati sostanzialmente al fronte, venivano spostati laddove i vertici militari credevano fosse opportuno, poi i corrispondenti venivano riportati nelle sedi degli uffici stampa e predisponevano degli articoli. Questo veniva fatto anche durante la Prima Guerra Mondiale, non è un'invenzione del fascismo. Dov'è che sta l'innovazione? Sta nel fatto che
gli articoli dei corrispondenti di guerra venivano mandati non ai giornali, ma al Ministero delle Colonie e al Ministero della Cultura Popolare, i quali leggeva gli articoli e li modificava secondo le esigenze propagandistiche. A quel punto gli articoli dall'Italia venivano rispediti in Etiopia e ricevuti dai giornalisti, i quali sulla base di quelle informazioni stilavano poi i loro articoli veri e propri. Dunque ci venne innescato un meccanismo inverso rispetto a quello logico, cioè non i giornalisti che scrivono i giornali, ma il ministero che scrive i giornalisti e poi su quella base che scrive l'articolo. Le notizie dall'Africa venivano dall'Italia, sostanzialmente, venivano predisposte dall'Italia. Ma la guerra d'Etiopia ha pure la benedizione della Chiesa e dei cattolici italiani, perché tutto sommato è perfetta anche per loro, perché è una guerra sostanzialmente tesa a civilizzare un popolo barbaro, sostanzialmente barbaro, arretrato, e una guerra che tende a riconsegnare l'impero alla nuova Italia cattolica e romana mussoliniana. È una guerra che tende a cattolicizzare un popolo che per metà era cristiano, perché l'Etiopia all'epoca, come anche oggi, per metà circa della sua popolazione, grosso modo, è cristiana. Metà musulmana, ma lì non c'era niente da fare. L'altra metà sostanzialmente è cristiana, oggi diremmo ortodossa, all'epoca si diceva copta. La Chiesa di Roma aveva sempre covato la speranza di riportare quella Chiesa ortodossa d'Etiopia sotto, diciamo, il suo ombrello protettivo, di quindi riconquistare la Chiesa cattolica, quella parte di continente africano. Secondo esempio, una guerra non più tanto perfetta, la Seconda Guerra Mondiale. Lì il discorso cambia completamente. Perché cambia completamente? Voi sapete un po' le vicende, la Seconda Guerra Mondiale normalmente la conoscono in molti. L'inizio è straordinario per i tedeschi che vincono su vari fronti, noi ci entriamo dopo, non eravamo preparati, ma sembrava che quei successi fossero tanto, diciamo, ci aprirono un orizzonte così positivo che ci entriamo anche noi. E all'inizio la propaganda funziona benissimo, perché la guerra va sostanzialmente bene, almeno per i tedeschi, ed è lontana. Ma poi la guerra inizia ad andare peggio, e inizia ad avvicinarsi, e le bombe iniziano ad arrivare anche da noi. E poi ci sarà la parentesi della guerra civile, la guerra tra le case. E allora lì lo sforzo propagandistico non basta più. Si crea un cortocircuito tra ciò che viene propagandato, la guerra che va bene, i soldati che vincono, e ciò che la popolazione prova sulla propria pelle. E la guerra di Spagna, così ci arriviamo finalmente alla guerra di Spagna. La guerra di Spagna potenzialmente, anche questa, avrebbe potuto essere una guerra perfetta, almeno per i cattolici. Perché era una guerra lontana, perché era una guerra in cui lo Stato italiano era direttamente coinvolto e sembrava poterla vincere con i suoi alleati. E sembrava anche relativamente facile per la Chiesa stabilire dove stesse il bene e dove il male. Però vedremo che qualcosa renderà impura questa guerra per i cattolici, in qualche maniera la sporcherà. E vedremo poi che cosa. Proviamo a analizzare brevemente questa guerra, facendolo dal punto di vista appunto dei cattolici, del mondo cattolico. Anzitutto, secondo me, potrebbe essere importante cercare di richiamare i canoni essenziali della dottrina cattolica in merito alle guerre, al concetto di guerra e di guerra giusta soprattutto. Mi perdonerete se banalizzerò molto il mio discorso, ma non possiamo pensare di andare a richiamarci alla profondità dell'elaborazione di alcuni padri o dottori della Chiesa come San Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino, che su questi temi hanno chiaramente proposto elaborazioni molto profonde. Banalizzando all'estremo, molto sommariamente, per la dottrina cattolica una guerra può essere considerata accettabile quando può rispondere in qualche maniera a queste tre condizioni. Prima, la guerra deve essere dichiarata da una legittima autorità,
Cioè, chi la dichiara deve avere, in qualche maniera, il diritto di farlo. Secondo, la guerra deve essere combattuta per una giusta causa. Terzo aspetto, la violenza deve essere commisurata ai fini che la guerra si propone di raggiungere. Ora, se noi applichiamo questi tre punti alla realtà spagnola, noi ci rendiamo facilmente conto che il primo requisito mancava del tutto, perché quella guerra non nacque da un atto di un'autorità legittima, ma fu sostanzialmente un colpo di Stato militare contro un governo legittimo, questo sì. Sul terzo punto, sul fatto che la violenza fosse commisurata, beh, insomma, si potrebbe discutere molto, visto che entrambe le parti si abbandonarono a delle violenze inaudite. Sul secondo, bisogna dire che nella Chiesa e nel mondo cattolico c'erano tutto sommato pochi dubbi, perché Franco e i falangisti si proponevano di combattere contro uno Stato giudicato rivoluzionario, iconoclasta e anticlericale. Dunque, se noi andiamo a tirare un po' le somme di questo ragionamento, ci accorgiamo che tutto sommato quella guerra, per essere giusta, mancava di almeno una pezza o forse una pezza e mezza di giustificazioni. Ma allora io chiedo, perché la Chiesa e l'opinione pubblica italiana si schierarono, come vedremo, tanto nettamente per una delle due parti in lotta? Proviamo a entrare un po' nel merito dei fatti. Anche in questo caso chiaramente non posso pretendere di raccontarvi qui in 448 la guerra civile spagnola, perciò mi perdonerete se schematizzerò un po' all'eccesso. Voi sapete, il 14 aprile del 31 ci fu la proclamazione della Repubblica, e sappiamo anche che i primi passi di quella nuova, direi anche acerba, democrazia europea vennero mossi tra il generale disinteresse delle grandi potenze europee. La Gran Bretagna se ne disinteressò quasi del tutto, la Francia un po' di più, intrattenne rapporti formalmente cordiali, ma di fatto anch'essa se ne disinteressò sostanzialmente, il che certo non agevolò il cammino di rafforzamento di questa fragile ancora democrazia, di questa fragile repubblica. A questo si aggiunse un fatto, ed è quello che non tutti i leader di quella nuova entità dimostrarono di possedere la stessa maturità democratica. Alcuni, anzi, apparvero animati da un esasperato anticlericalismo. Questo si manifestò sin dall'inizio, sin dal 31, sin dai primi passi della Repubblica. Ora, se noi ci spostiamo avanti di 5 anni e andiamo a vedere e andiamo a analizzare la vittoria del Fronte Popolare alle elezioni del febbraio del 36, ci accorgiamo che quella vittoria radicalizzò ulteriormente lo scontro all'interno del paese, separando in maniera sempre più netta un fronte popolare ormai molto condizionato dai socialisti e dagli anarchici da un fronte altrettanto estremo costituito dalle pattuglie squadriste della Falange, che faranno poi da Guardia Armata al colpo di Stato militare del luglio del 36, da cui scaturirà poi la guerra civile. Ora, è innegabile che questa azione, l'azione dei falangisti e di Franco e dei militari, diciamo, contro un governo legittimo, e il fatto che questo colpo di Stato avesse ottenuto l'immediato appoggio dell'Italia fascista e della Germania hitleriana, nazifascista, contribuì a fare, giustamente direi, della guerra e soprattutto della Spagna repubblicana, del governo legittimo repubblicano, il simbolo della democrazia che veniva aggredita dal fascismo. E ciò spiega anche l'adesione emotiva di tanti antifascisti europei, e non solo, che si organizzeranno nelle brigate internazionali, come sapete, alla causa repubblicana. Come dare torto del resto a tutte queste persone che andarono a combattere credendo di difendere, giustamente, di difendere una repubblica e una democrazia dall'attacco delle forze fasciste? Pensiamo anche alla dittatura ultratrentennale che nascerà da quel colpo di Stato.
Ma quello che deve essere qui rimarcato, secondo me, e che spiega in parte anche l'atteggiamento non solo dei cattolici e della Chiesa di Spagna, ma anche di molti democratici moderati, e che in seguito al golpe militare di Franco anche la Spagna repubblicana cessò di essere fino in fondo una democrazia. Pensate ad esempio all'impronta giacobina che imprimeranno la loro azione di governo due figure chiave come quella del repubblicano Azaña e del socialista Caballero. Pensate alla loro riforma agraria, ad esempio, che fu di stampo piuttosto radicale, e pensate anche all'anticlericalismo viscerale che condizionò alcuni esponenti del governo spagnolo. Questo fatto contribuì ad alimentare il crescente disinteresse delle altre potenze democratiche, su cui certo pesò anche il fatto che dalla parte del governo repubblicano si schierò nel frattempo anche l'Unione Sovietica di Stalin. Noi sappiamo in realtà molto bene oggi che l'esperienza del governo legittimo repubblicano attraversò delle fasi molto diverse e che le violenze compiute nella parte repubblicana del paese dal governo legittimo dopo il 1936, cioè quando scatta il golpe militare, saranno spesso messi in atto da comitati locali e da gruppi politico-sindacali che agivano al di fuori del controllo governativo. Ma questo non può cancellare un dato incontestabile. Questo ormai ce lo dicono molto chiaramente le fonti, e sono fonti attendibili. Durante la guerra, nella parte repubblicana, furono massacrati circa 7.000 religiosi. 7.000 tra sacerdoti, suore, frati, monaci. 1.545 di questi, questa è la cifra esatta, sono stati poi, ma nei decenni successivi, proclamati martiri. Ora capite che era difficile che questa circostanza potesse lasciare indifferente non tanto la Chiesa spagnola, che aveva già deciso da un bel pezzo da che parte stare, tutto sommato, ma la stessa opinione pubblica internazionale e alla lunga la stessa Santa Sede, e che dai cattolici di molti paesi non finisse per essere accettata un'equazione sin troppo facile e semplificatrice. Repubblica uguale violenza, uguale rivoluzione, golpisti, franchisti, uguale restaurazione, uguale ordine, uguale pace per la Chiesa. Alla fine quasi tutte le nazioni, comprese quelle democratiche, finiranno per pensare che la violenza dei falangisti avrebbe saputo riportare la normalità e porre fine a un'altra violenza, più pericolosa perché rivoluzionaria. Perché molti stati pensarono, perché andarsi a impelagare in Spagna? Perché andare a sostenere quel governo in quel momento? A pochi interessò, tutto sommato, indagare le ragioni di quelle violenze perpetrate da alcune forze repubblicane, che affondavano le radici anche nella situazione di miseria, di frustrazione, di privazioni, in cui le fasce più povere della nazione erano state relegate prima dell'avvento della Repubblica stessa, o le ragioni per cui la Chiesa spagnola fosse tanto invisa a una parte non trascurabile della popolazione, anche di quella cattolica. Una Chiesa, questo va detto, va ricordato, che in Spagna, al contrario di altri paesi, compresa l'Italia, una Chiesa che in Spagna aveva fatto troppo poco sino ad allora per dimostrarsi davvero al servizio delle classi più deboli e oppresse. Vi faccio qualche esempio, sono dati piuttosto noti. Pensate all'enorme potere che la Chiesa spagnola ancora deteneva nell'ambito dell'educazione, non solo nella scuola privata ma anche nella scuola pubblica, e alla sua totale chiusura verso ogni prospettiva di istruzione laica. Pensate alle grandi ricchezze acquisite nel corso dei secoli dalla Chiesa spagnola, soprattutto in ambito immobiliare, che saranno solo in parte ridimensionate dalle riforme ottocentesche. Pensate alla convinzione crescente tra la popolazione che molti prelati
anche altri prelati conducessero una vita mondana tutt'altro che evangelica. Certo, c'era molta leggenda in tutto questo, e forse gli spagnoli non erano né meglio né peggio di altre realtà, ma il fatto che molti tra le classi subalterne, anche tra i cattolici, ci credessero è emblematico di un malessere reale. Pensate che persino tra gli anarchici ci fu chi contrappose la figura del Cristo tradito a quello di una chiesa immorale e opulenta. E pensate, ultimo aspetto, alla perdurante tendenza della Chiesa spagnola a collocarsi, a schierarsi nell'ambito dei processi di urbanizzazione, di industrializzazione del paese, costantemente dalla parte dei ceti dominanti, cosa che la Chiesa non aveva fatto e non stava facendo in altre realtà europee. Di qui la rabbia di chi si sentiva tradito, da chi, pur richiamandosi al Vangelo, alla povertà evangelica, alla fine dava sempre torto alle classi subalterne. E questo spiega, almeno in parte, la violenza, il senso di frustrazione di chi si sentiva in qualche maniera tradito. Insomma, non erano pochi in Spagna a credere di avere delle buone ragioni per essere e diventare anticlericali. C'erano degli anticlericali anche tra i cattolici in Spagna in quel momento. Ma è chiaro che noi dobbiamo sforzarci di vedere il problema anche dall'altra parte, dal punto di vista della Chiesa spagnola. E qui diventa ancora più difficile, capite, non banalizzare, però vi chiedo di provare a fare questo sforzo, di provare a mettervi da quella parte, dall'altra parte, dalla parte anche dell'opinione pubblica cattolica, nazionale e internazionale. Una parte a cui giungevano notizie non infondate, come vi ho detto, di massacri di massa di preti e suore da parte dei repubblicani. Una parte che vedeva le truppe sovietiche e i militanti antifascisti, tra cui molti socialisti e comunisti, provenienti da mezzo mondo, parteggiare per un fronte che ai loro occhi significava soprattutto rivoluzione. Il timore qual era? Oggi in Spagna forse, e domani chissà, anche in Europa. Ora io vi chiedo, secondo voi, da quale parte, su quale fronte si sarebbe potuta schierare la Chiesa in Spagna, quantomeno? Badate bene, parlo della Chiesa spagnola e in parte anche dell'opinione pubblica internazionale, giacché formalmente la Santa Sede fu molto meno persuasa da questo punto di vista e manterrà rapporti diplomatici regolari con la parte repubblicana, non con i falangisti, fino all'aprile-maggio del 38. E riconoscerà poi con molte riserve il governo nazionale di Franco. Questo ci dicono molto chiaramente le carte vaticane che ormai sono accessibili agli studiosi. E i cattolici italiani e astigiani? C'è un bel esercizio che secondo me potete fare, tutti voi lo potete fare. Potete andare in un archivio, in una biblioteca astigiana, dove conservano le annate delle testate astigiane degli ultimi due secoli. All'Istituto della Resistenza le abbiamo, sono le annate della Biblioteca Astense, che sono in deposito da noi, potete vederle tranquillamente, liberamente. Provate a leggere che cosa scriveva l'organo ufficiale della diocesi, la Gazzetta d'Asti, in quei tragici frangenti. Io l'ho fatto, ma se lo farete, vi consiglio di farlo, cercate anche voi però di sforzarvi di farlo con occhi critici, con occhi vigili, non dimenticando che chi scriveva in quel momento lo faceva all'interno di quel regime di cui ho parlato prima. Era un regime dittatoriale che stava combattendo in Spagna dalla parte dei franchisti, che esercitava un controllo assoluto sulla stampa e sui giornalisti. Controlli che erano fatti da censura, ordini, veline, intercettazioni postali, intercettazioni telefoniche. Questo stupisce sempre un po' gli studenti. Non ci credono che durante il fascismo facessero le intercettazioni telefoniche. Le facevano, e come? Le faceva persino Giolitti, le intercettazioni. Pensate che Giolitti sistematicamente intercettava le telefonate tra Albertini, che era il direttore del Corriere della Sera, e il suo inviato a Roma. E lo faceva negli anni 10 del Novecento. Quindi le intercettazioni non sono una novità, diciamo, degli ultimi tempi.
Ebbene, ricordatevi di questo e poi provate a leggere. Io ho provato a farlo e devo dire che al di là di queste cautele a cui vi ho chiesto di attenervi, vi dico subito che essenzialmente ciò che emerge è questo: una sostanziale monoliticità delle notizie, una tendenziale parzialità anche delle notizie. Vi ho detto, si scrive anche e soprattutto ciò che il Minkul Pop chiedeva di scrivere, l'autocensura di molti redattori, gli scarsi dubbi sulla parte in cui schierarsi, una certa indulgenza, devo dire, nel giudicare le violenze riparatrici delle truppe di Franco rispetto a quelle spietate rivoluzionarie dei rossi che combattevano dall'altra parte per la Repubblica, violenze che avrebbero potuto portare la Spagna e forse l'Europa ai confini della rivoluzione. Ma anche, attenzione, un aspetto che non va, secondo me, sottovalutato. C'è un grande dilemma irrisolto in quegli articoli, che emerge da quegli articoli, che sono tutti sostanzialmente schierati dalla parte dei franchisti. L'Italia fascista, romana e cattolica si trovava in Spagna a combattere dalla stessa parte in cui combatteva un regime, quello hitleriano, che la Chiesa riteneva essenzialmente pagano, razzista, violento e potenzialmente anticlericale. È un dilemma che provoca degli imbarazzi, che provoca dei silenzi, che provoca anche dei segnali di malcelata insofferenza. Vi faccio un esempio. Il 29 luglio del 38 la Gazzetta pubblica un articolo che era stato pubblicato qualche giorno prima da un padre gesuita che si chiamava Enrico Rosa, un articolo che aveva duramente contestato le leggi razziali, non dimentichiamoci che nel 38 erano state appena approvate in Italia, sulla scorta, anche sulla scorta dell'esempio tedesco. Bene, quelle leggi razziali vengono bollate in quell'articolo come un'eresia antiromana, inaccettabile per la Chiesa. Dunque c'è qualcosa che sporca quella guerra ed è questa alleanza con questo alleato pagano, portatrice di valori che non potevano essere integrati con quelli cattolici romani e fascisti anche. E nel 29 ricordiamoci il concordato che lo Stato firma con la Santa Sede. In conclusione, a me pare che dalla lettura della pubblicistica della stampa cattolica di quegli anni, una stampa di cui peraltro Mussolini non fu mai troppo contento e soddisfatto, vi aggiungo, emerga che la Chiesa, il mondo cattolico italiano e astigiano non fossero tanto o comunque non solo antirepubblicani o antidemocratici, quanto piuttosto che fossero profondamente anticomunisti. Questo è il vero spettro che aleggia da quelle pagine. E le violenze anticlericali che segnarono alcune fasi del governo repubblicano e il fatto che al fianco dei repubblicani si fosse schierata l'Unione Sovietica staliniana, la quintessenza del comunismo più pericoloso, rinfocolarono a dismisura i timori, fino al punto da far credere che solo un uomo come Franco avrebbe saputo riportare in Spagna e in Europa la pace agognata, fermando la furia selvaggia dei senza Dio. Franco diventò, agli occhi dei cattolici, una figura provvidenziale, non solo e non tanto perché qualcuno credesse realmente che fosse un bravo uomo, ma perché solo lui sembrava in grado di salvare la Spagna dalla furia dei rossi e l'Europa dalla rivoluzione. A prevalere fu dunque per i cattolici la logica di una guerra combattuta per una giusta causa, e ciò a costo di passare sopra alle violenze di una repressione franchista che, come ci ricorda la tragedia di Guernica, a cui Pablo Picasso ha dedicato un quadro straordinario nel 1937, sarebbe stata altrimenti eticamente inaccettabile. Ma attenzione, non confondiamo i piani. Un conto è l'opinione pubblica cattolica, un conto è la Chiesa di Spagna, un conto è la linea ufficiale della Santa Sede.
La Santa Sede aspetterà fino all'ultimo ad accogliere le pressioni di una Chiesa di Spagna che spingeva invece affinché alla guerra dei legionari di Franco venisse attribuito il valore altissimo di crociata. Perché questo scrissero i vescovi spagnoli in una lettera pastorale collettiva, in qualche maniera auspicata e sollecitata da Franco. Crociata, attenzione, crociata è una cosa diversa da guerra. Ricordatevi tre elementi che per la dottrina cattolica sono ritenuti necessari per identificare la bontà di una guerra. Giusta causa, e va bene, questa l'abbiamo stabilita. Violenza commisurata all'entità dell'obiettivo, e qui abbiamo visto ci sono più dubbi. Terzo, il fatto che sia dichiarata da una legittima autorità. E qui non ci siamo, perché quella guerra non era stata dichiarata da una legittima autorità. E la diplomazia vaticana e Pio XI, che sapevano fare il loro lavoro, lo sapevano molto bene. Solo alla fine accetteranno di prendere atto di una condizione di fatto che ormai era irrecuperabile. Mi avvicino alle conclusioni. Una guerra civile è diversa da una guerra normale. L'Italia l'ha provata la guerra civile dal 43 al 45, qualcuno forse, beh non molti, ma qualcuno forse c'era già. È una guerra tremenda, ma è una crociata e più di una guerra civile. Perché le guerre possono mirare a delle soluzioni di compromesso, la crociata no, perché nella crociata tutto il bene sta da una parte e tutto il male sta dall'altro, e tra il bene e il male non può esserci compromesso. Ma l'interpretazione della guerra civile come crociata, cioè l'interpretazione della Chiesa spagnola, imbrigliava la Chiesa, e la Santa Sede lo sapeva benissimo. La santa battaglia della crociata presupponeva, ad esempio, che tutti i cattolici stessero da una parte. E ciò non era vero, visto che, ad esempio, un'organizzazione come il Partito Nazionalista Basco, che era, diciamo, di ispirazione democratico-cristiana, si era schierato dalla parte della Repubblica. C'era dunque un evidente scarto tra la realtà fattuale e lo schema interpretativo. E la Santa Sede non poteva ignorarlo, tanto che le gerarchie ecclesiastiche spagnole, non riuscendo a modificare lo schema interpretativo, cercarono di modificare la realtà, definendo ad esempio contro natura l'alleanza dei democristiani baschi con il fronte popolare. Chiudo. Per quanto riguarda infine le grandi potenze democratiche europee, anche quando nella seconda fase della guerra le spinte rivoluzionarie all'interno della Repubblica erano state ridimensionate e le forze democratiche erano tornate a rivestire un ruolo preminente, bene, queste potenze continueranno sostanzialmente a disinteressarsi dei destini della Spagna, evitando di immischiarsi in una vicenda che stava iniziando a diventare troppo pericolosa per la loro sicurezza. Quella era una guerra in cui si fronteggiavano già la Germania nazista, indirettamente la Germania nazista e la Russia staliniana. Il gioco era diventato difficile da gestire e non si posero troppo il problema di chi fosse realmente buono o cattivo, di chi fosse democratico o non lo fosse. Senza contare che tutto sommato, aggiungo io, la Gran Bretagna aveva dato in varie occasioni la sensazione di parteggiare tutto sommato più per la parte franchista rispetto a quella democratica. Il destino dei repubblicani spagnoli, con tutte le loro speranze di progresso civile e di riscatto sociale, fu dunque deciso non solo dagli eccessi rivoluzionari anticlericali di chi apparteneva alla parte repubblicana, ma anche a ben vedere da un deficit di democrazia presente nella stessa area democratica europea, ben più interessata alla propria sicurezza nazionale che non a un vago quanto poco attraente internazionalismo democratico. Per loro direi che la fine della giovane Spagna repubblicana fu tutto sommato un sacrificio marginale e relativamente indolore a fronte delle garanzie sulla loro sicurezza.
Come vedete, si tratta di temi davvero complessi. Io spero di essere riuscito a riassumerli mantenendomi nei limiti di una superficialità, diciamo, accettabile. Grazie, spero di non avervi annoiato troppo.